Forse non tutti gli italiani sanno che dal porto di Gioia Tauro transiterà una nave danese carica di armi chimiche siriane che verranno poi neutralizzate in mare aperto. L'Italia sta partecipando proprio a questa operazione di disarmo della Siria, ma purtroppo non abbiamo ancora dettagli sulla sicurezza dell'operazione e questo ci indigna molto perché il governo italiano doveva da subito riferire e comunicare con le popolazioni locali, soprattutto con le istituzioni locali. Questo non è avvenuto e a tuttora non conosciamo né dettagli l'operazione di trasbordo né tantomeno se sia previsto un piano di sicurezza. Il Movimento 5 Stelle pretende trasparenza e continua a fare fiato sul collo sul governo. I calabresi meritano rispetto e soprattutto non vogliamo che sia messa a repentaglio la loro salute. Per questo motivo abbiamo deciso di inviare una delegazione di parlamentari del Movimento 5 Stelle per monitorare l'operazione di trasbordo a Gioia Tauro.